からシンは誰とも同調しないんじゃないかな。Non vuole entrare in risonanza con nessuno. Ma allora è vivo o morto? No, aspetta. Cos'è? No, questo è il mouse. Stavo prendendo il mouse. Non ho capito. È vivo o morto? Come fa a essere vivo? Io pensavo fosse vivo perché l'ora. No, ha fatto qualcosa con l'ora. Cioè, aveva nel flashback aveva fatto qualcosa con l'ora. Che non ho capito cosa gli ha fatto. Vabbè, comunque qualcosa gli ha fatto. Però non capisco come fa a essere ancora vivo. Perché l'ha congelata. Cioè, non so se l'ha congelata per salvarla e per salvarsi anche lui, o se l'ha fatto per qualcos'altro. Cioè, l'ha fatto magari perché ne era innamorato e quindi voleva preservare il suo corpo. Non lo so. Oh sì, o magari o voleva riportarla in vita più avanti anche. Può essere. Me! Voi guarda! È la Monoceros. È la Monoceros. Scusa, non la conoscono? Come fa a restare in aria muovendo le ali così lentamente? È possibile? Cioè, praticamente resti in aria per lo spostamento dell'aria. Però devi spostare velocemente per restare in aria. Com'è possibile che lui, spostandola così poco, cioè le sposta davvero... A rallentatore va? Mi sembra improbabile. Che probabilmente non possono farle muovere così velocemente per questioni grafiche di pesantezza, credo. Questi rompono? Questi rompono? Ok, me ne sono andato. In realtà vorrei dormire, forse. Forse mi converrebbe dormire. Per guadagnare un po' di livelli che non si sa mai, fanno sempre comodo. Ah, c'ha schermo piatto, eh? Lui riusciva a fare qualcosa con... con i cristalli... Ok, dove sono qua? Wow, sei forte! Bravo! Aspetta. Ma che voce c'aveva già da ragazzo? Dai, ma poveraccio. Ragazzo, tranquillo, c'ha la voce di un quarantenne. Ah no, c'ha la stessa voce di adesso. Ma aspetta, quindi è nato prima Malos? Sì. Aspetta, io non mi ricordo più la storia. Cioè, non mi ricordo se avevano fatto Malos per... No, sì, avevano fatto Pyra per contrastare Malos. Ok, sì, sì. Ok.
消えてしまえばいい。だからこそお前は思考の存在。神を求め世界中を登った。それなのに。Ah, fai quello che vuoi. Adam. Non ho capito. Il suo desiderio era quello di... Oddio, che cattivo. Il suo desiderio era quello di... di eliminare gli indegni, come dice. Oh, punto di riferimento. Fatemi fare una cosa velocissima. Vado a dormire là nel coso, a casa di Corinne, e poi torniamo qua. Vedi? Già portare al 70 quasi, tranne Rex. Perché Rex mi rimane sempre così indietro, che non ho capito? Cioè, Rex è l'unico che non mi sale come gli altri. Ma poveraccio. Però già averli al quasi 70 va benissimo. Così in caso siamo un po' livellati. Ma loro? Ah, ok. Subito. È un tuo dovere, pellegrino. Ma ti tira una spinta che voli giù di sotto, te lo sai, bello? Prego, quanti siete? E fin lì. Ho capito cosa vuoi fare. Va bene. Giusta punizione. Voglio solo sapere che livello siete. Poi ne possiamo discutere. 57, ne discutiamo anche subito. Guarda, li cadono come le pigne dagli alberi. Che schifezza. Saluto pure anche il tuo uccellino volante qua. Addio. Che erano in 22. Ma fate tutti schifo. Cosa volete comandare voi? Ma figurati. Ma figurati se prendiamo gli ordini da voi. Toh, ecco, vedi? Io ve l'ho detto che vi do la spinta che andate giù. Lo diranno subito al pretore. Come fanno a dire al pretore che sono morti? Ok, c'è un qualcosa. E infatti anche lei. Qualcosa ai cristalli. Anche Rex? Ciao. Ok. No, lui no. È il cristallo della tizia. Haze. Haze. La fan. Ecco, cacchio, fan. Ma non mi ricordavo. È vero, Fan aveva il... Fan aveva il potere di... Cos'è che diceva? Annullare... Che è successo? Che è successo? Ah, ok. Tipo, o è riuscito a comandare... A comandare la tizia. Cioè, lui comanda Mitra. E gli dice, attacca quelli. Ah,
quindi? Anche io? Cosa vuoi? Ok. Ma allora aspetta, ma... aspetta, quindi anche... perché mi interessa tutto il suo controllo? Non è mezza anche lei? O forse il suo potere è talmente tanto grande che... non può. Non lo so. No, aspetta, non ha senso. Cioè, sei riuscito a controllare Mitra perché non può controllare tutti? Può controllare tutti benissimo. Neanche questa bagnarola. Occia. Ma dice lui così. Così glielo dice. Malos, muoviti. Su. Ok, siamo arrivati. Osha, sopra di lui. Lui vuole distruggerli. Non ho capito io allora. Perché qua c'è Vu. Uno vuole fermarli, uno vuole distruggerli, l'altro dice che quello fa male, l'altro dice che quello non va bene, un altro dice che quello fa benissimo. Mettetevi d'accordo, vi prego. Per favore. Certo che c'ha dei problemi sto tizio, Quindi cosa vuoi fare? Vuoi distruggere il titano dell'Indol? Cos'è? Cosa fa? Gli ha rotto il comando. Non è detto, non sappiamo niente di sto architetto, vabbè. Ok, sì, gli ha rotto il sistema di comando.
Aion, l'ho già sentito. Non è una marca, vero? No, dovrebbe essere anche una marca. Però l'ho già sentito. Cioè, se dovesse essere la sua arma, quella lì che c'ha anche Mitra, il Gundam, dai. Allora mi sono perso qualcosa. Cioè, forse lo confondo con Judicium. La 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 la. Intanto loro passano di traverso. Calma, fratello. Chiama, raccolta i fratelli. Ho riattivato il monitor, è tornata la connessione. E chi è questo? Orca vacca, chi è? Questo cammina sulle nuvole? Ok. Capitolo 8, l'albero del mondo. Aspetta, non ho capito, è finito? Io non mi ricordo mai se finisce o no.